Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di 7 in punto. Quest'oggi siamo in compagnia di Salim El Mawed, un medico di medicina generale con una storia molto interessante. Abbiamo intitolato la puntata Il medico degli ultimi perché Salim El Mawed si è fatto anche notare durante questo periodo di pandemia per alcune iniziative veramente meritorie, perché è stato veramente vicino lungo la strada alle persone che magari non potevano permettersi nemmeno una visita o un tampone, ma in realtà questo è stato un po' lo stile della sua esperienza di medico da quando è arrivato in Italia. Salim, eccoci qua, dottor Salim, benvenuto. Grazie, grazie. Intanto cominciamo dalla sua storia, che è veramente una storia molto particolare, perché anche l'arrivo nel nostro paese risale a molti anni fa, ai tempi della laurea in medicina proprio, ed è stata una vita contrassegnata anche da momenti difficili. Effettivamente è una vita molto difficile, è sempre stata una strada in salita. Io vengo da un paese di guerra, Palestina, e quindi da Nazareth, quindi una città, sapete tutti, una città di una città convivenza che dovrebbe essere simbolo di pace e simbolo in tutto della il mondo. pace. Io credo che questo bisogna dirlo a tutte. E i miei mi hanno insegnato questo. E il cristiano e il musulmano devono convivere insieme. E questo è quello che purtroppo è quello che sta succedendo oggi, e noi siamo contro tutte le forme di violenza e della guerra. Io che vengo da una terra di guerra ma anche di pace, capisco benissimo quello che sta succedendo oggigiorno. Adesso sentiremo anche una sua valutazione, ma diciamo che questo percorso, appunto, perché quando si fa il suo curriculum, si sempre vedo scritto un medico palestinese e libanese. Quindi diciamo che la sua vita a un certo momento si è divisa tra la Palestina e il Libano, un'altra frontiera che non ha trovato pace. Certamente, i miei che sono di Nazareth nel 48, quindi era la diaspora del nostro popolo, hanno dovuto lasciare la loro terra e purtroppo emigrarsi in Libano, quindi un paese confinante. Sono nato lì, ho studiato lì come profugo, e quindi però è stato comunque dato questa possibilità di capire cosa vuol dire la sofferenza, la povertà. E mio padre era in un villaggio sciita nel sud del Libano. Noi avevamo un piccolo negozio. Mi ricordo che io a 10 anni ho cominciato a aiutare il mio papà. Erano i tempi molto difficili, però mi ha insegnato, e questo è stato il mio, credo, inizio il mio percorso, cioè il fatto di stare con gli altri, gli ultimi, le persone fragili, le persone povere. In quel contesto è stata veramente un'esperienza di un ragazzino di 10 anni, credo che è molto importante. Con che Quindi, occhi guarda adesso le immagini che ci arrivano dall'Ucraina, ma anche da tante frontiere del mondo? Diciamo che queste dell'Ucraina sono molto particolari, perché vedere una devastazione di questo tipo effettivamente dalla Siria in poi è stato difficile vederla. Io credo che io ho vissuto la devastazione in Libano come in Siria. Vedere che aspettare ore, giorni, senza anche la possibilità di curarsi, senza anche la possibilità di avere almeno un cibo o qualcos'altro, e questa è la guerra solo distruzione. Io credo che oggi, quando sentiamo queste notizie che provengono da quel paese, credo che uno come me conosce fino in fondo il significato, cosa vuol dire la guerra. Io credo che solo con la pace possiamo veramente fare qualcosa, veramente. Arrivarci però che è difficile. Non è così semplice. E questo credo che chi ha vissuto come me la guerra che è stata una vita quotidiana, io credo, dove non c'era la luce,
mi ricordo a casa mia non c'era la luce, solo la candela, no? E quindi eravamo in tante, no? Una famiglia di 10 fratelli, ma no? Dai. Sì, e la mia mamma, anche mio papà purtroppo è morto, era giovane, 51 anni, e quindi la mia mamma ha dovuto portare avanti tutta questa sofferenza, questo peso familiare molto molto difficile, e vedere tutto questo in un contesto difficilissimo dove io studiavo. Non c'era luce assolutamente, solo candela, si mangiava tutti insieme per terra, poco che c'era. Ecco, e dove comunque la guerra era, non era frontiera, ma era a casa tua, dentro a casa tua. Io credo che questo è stato veramente qualcosa di importante. Ecco, Salim El Mouawed è proprio arrivato in Italia con un sogno che ha un po' rivoluzionato questa esperienza terribile, cioè partire, venire in Italia, studiare medicina, curare le persone, mettersi a servizio degli altri. Ha studiato a Padova, qui all'Università di Padova, ed è diventato medico appunto proprio qui in città, con una comunità molto fitta tra l'altro di giovani palestinesi che in quegli anni vivevano qui a Padova e studiavano spesso medicina anche, certo, molto certo. Spesso, forse anche questa forte esperienza della guerra ha lasciato un segno anche in questa direzione. Certamente, ho dovuto lasciare un paese dove abitavo, tuttora abito, in Libano, era comunque nell'82, come sapete c'era la guerra, Israele che ha invaso Beirut, la capitale del Libano, i massacri di Sabra Shatila. Di quel contesto così difficile e pericoloso ho dovuto scegliere o stare lì oppure avere un futuro diverso. Quindi i miei comunque hanno sempre pensato di dirmi: tu devi fare il medico. Infatti il mio padre, che purtroppo è mancato, ho voluto farlo, quindi con tutte le mie forze. Nell'82 sono arrivato qua in Italia con visto di studio, la speranza di studiare, e quindi sono arrivato, perché l'Italia? Perché comunque era un paese più, dal punto di vista anche economico, ma non solo, rispetto agli altri paesi europei. Sono arrivato in una città, Padova, è stata una scelta casuale, e ho trovato tanto affetto e amore. È una città che amo moltissimo, però è stato comunque un percorso molto difficile. Io non avevo in tasca neanche pochissimo, quindi ho dovuto anche studiare e anche lavorare. Diciamo che ecco, questa storia è bello raccontarla tutta dall'inizio. Tra l'altro proprio in questi giorni ha deciso di candidarsi anche a sindaco di Padova con una lista che si chiama Padova di Tutti, devo dire che io l'avevo invitato prima di questo per raccontare la sua storia, perché durante questi anni di pandemia moltissimi l'hanno incontrato per le strade dell'Arcella, in particolare il quartiere dove opera come medico di medicina generale, a disposizione veramente di qualsiasi persona avesse bisogno, in un momento in cui sappiamo anche i medici di base sono stati molto contestati, magari per essersi ritirati nei loro laboratori, magari mettendo anche dei paletti nei confronti delle persone. Quindi diciamo che dopo aver vissuto tutto questo, forse il Covid faceva anche meno paura, e la priorità è sempre stata quella di stare vicino alle persone, da quello che capisco. Ecco, come dicevo prima, la mia esperienza personale da quando ero ragazzino mi ha insegnato di stare vicino agli ultimi, le persone fragili, le persone povere, e quindi questa è stata anche una cultura e un insegnamento da parte dei miei genitori. Poi ovviamente il fatto che oggi sono un medico, questo tipo di contatto con questa missione che credo che verso le persone che veramente bisognose, è stata ormai da anni che sto facendo questo tipo di, non dico di lavoro, io credo che è una cosa che mi sento dentro di farla.
ho avuto la fortuna di fare il medico su questo territorio che amo, l'Arcella è un quartiere comunque multietnico, dove ci sono le convivenze pacifiche, civili, tra molte, molte culture del mondo, e io credo che bisogna anche lì capire che questa cultura così ricca di diversità, noi abbiamo oggi bisogno di questo, non abbiamo bisogno di qualcosa di pregiudizio o qualcosa del diverso. Quindi la mia missione come medico, ma anche come persona, vicino alle persone che veramente mi hanno chiesto, che tuttora mi chiedono, ma io credo da 25 anni che faccio questo lavoro, questa missione, questa attività vicino alle persone, mi ha dato una cosa, che Padova oggi ha bisogno di tutto. Non possiamo escludere uno o l'altro. La politica ha fallito. La politica oggi non ha dato delle risposte concrete. Sull'inclusione, diciamo, sociale. Certo, certo. Ma di tutti si intende di persone, appunto, che arrivano da altri paesi, ma anche di persone che sempre più sono povere, che hanno pochi mezzi, certo, che magari sono lontane dagli occhi di chi programma poi la politica. Questo un po' si intende, da quello che ho capito, certo, come Padova, certo, di tutti. Padova di tutti, perché Padova non di pochi, la città, ripeto, Padova è una città bellissima, ricca, una città che amo, perché è la mia città, sono 40 anni qui, quindi credo che mi sento più padovano che palestinese, no? Però per questo io credo che la città ha bisogno oggi, io invito i padovani, no? Che le persone comunque ammiro, perché comunque hanno ricchezza. Invito loro di uscirne fuori, di dire che Padova oggi ha bisogno che di tutti, vuol dire non solo di per poche. Non stiamo parlando del centro Padova, che qui ho vissuto, che ho capito che è un centro bellissimo, perché sono lì, sono stato lì, ho studiato, ma le periferie, no? Allora, lì bisogna dire Padova di tutti, vuol dire che ci sono delle persone invisibili, persone che veramente hanno, veramente lì bisogna capire e stare lì vicino loro a capire il loro bisogno. No? Che cos'è che non vediamo? Lei, questa esperienza della pandemia, questa esperienza di vicinanza alle persone, che cosa ci siamo persi per strada? Che cosa anche il nostro sistema sanitario non è riuscito a intercettare in questo momento così, così difficile, così emergenziale? Ma io credo che, io sempre ho detto, vogliamo una sanità più sociale. Io credo che questo dice tutto. L'aspetto umano è mancato, il contatto con le persone è mancato, ascoltare le persone è mancato. E noi non possiamo fare il servizio sanitario, no? No, è di eccellenza, dobbiamo essere fieri anche di questo rispetto alle altre realtà nel mondo, però non possiamo solo dire erogazione servizi per, no, per le persone, quindi dobbiamo guardare la persona, quindi la salute della persona, la persona vuol dire nel suo aspetto fisico, psicologico, sociale, economico, di tutto e di più. Io credo che oggi la sanità è mancata, soprattutto questa pandemia è stata comunque un patto, secondo me, devastante per tutti. Però ci ha fatto anche emergere che siamo fragili, un sistema fragile, ha fatto vedere che comunque siamo ancora, abbiamo bisogno di qualcosa di umano, no? Io questi 2 anni... ho fatto quello che devo fare, io non sono un eroe assolutamente, ho fatto quello che... A un certo momento con un camper se n'è andato in giro a fare i tamponi alle persone per strada. Ma io, perché? Allora, più che altro i tamponi, io credo che stare con le persone, no? Le persone che ti chiedono qualsiasi cosa, no? Perché è vero che c'è stato anche un tema importante che ha riguardato anche le comunità straniere, per esempio, sul fatto appunto di... affidarsi anche delle nostre istituzioni per la cura, per i tamponi, per le vaccinazioni, e quindi anche questa relazione forse ha favorito anche questa vicinanza. Io credo di sì, io credo di sì, insomma il mio percorso questo ultimi mesi, il fatto di
andare non solo è luogo di culto, io dico questo, non solo le moschee assolutamente, ma anche le chiese, ma anche sono andato anche 2 anni fa a suggerire mascherine, no? Anche forse dell'ordine, tanto per dire, perché bisogna anche dire lì, ringraziamo loro che primi mesi, no, della pandemia erano lì per strada a senza fare il loro lavoro. Poverini, sì, ecco, esatto. Quindi, ecco, oppure nelle realtà di disabili, insomma, io credo lì sia stato un gesto semplice. Io non vedo tutto questo. Ma insomma, ci vuole anche quindi, coraggio, perché c'era anche tanta paura, non si conosceva bene anche il proprio nemico, perché questo virus, insomma, l'abbiamo scoperto tutti un po' piano piano. Sì, sì, certo, e non bisogna abbassare le guardie, ovviamente, però ripeto che il virus ci ha anche dato, ha cambiato il nostro modo di vivere, no? Dobbiamo essere, oggi dobbiamo guardare il nostro vicino in modo diverso, non il distacco, che purtroppo il virus ci ha creato questo, no? Dobbiamo fare qualcosa, cioè dobbiamo riflettere per dire, oggi, dopo questi 2 anni così difficilissimi, cosa possiamo fare? Ecco, questo è il mio invito a dire, ognuno può fare qualcosa, perché insieme possiamo fare veramente tanto. Per questo dico, quello che è il mio oggi impegno politico, non per una singola persona, perché una singola persona può fare insieme possiamo fare qualcosa. Quindi la mia è stato comunque un grido di dire, oggi Padova è una città così multietnica, bellissima, dopo questa pandemia dove siamo? Siamo in grado di fare qualcosa? La politica ha dato... Non credo, assolutamente. Ecco, io credo che semplicemente noi, come anche Padova di tutti, noi bisogna rompere la politica, intesa come politica che difende, fatta di partite per i partiti, ok? Per cosa? Per andare a fare qualcosa per i cittadini, quindi per difendere i cittadini. Io credo che da lì dobbiamo partire. Dobbiamo partire chi la accompagna in questa nuova avventura politica, diciamo così? E come è maturata anche questa idea? Cioè, dalla medicina alla politica non è un passo così... Diciamo che magari anche l'esperienza di tutta la vita, questo fatto di essere sempre appunto in prima linea, le ha suggerito di fare questo passo? Beh, allora, essendo medico è un ruolo molto importante e centrale, no? Ovviamente il contatto quotidiano con le persone che veramente, persone di grande sofferenza, non solo psicologica, fisica, ma tutto il resto, ovviamente anche economica, quindi... E questo mi ha un attimino, ultimi 5 anni, a pensare che bisogna fare qualcosa, no? Quindi c'è stato un percorso, credo che non figlio di oggi, ma di un percorso di 5 anni fa. Siamo partiti come piccolo gruppo, oggi siamo comunque un gruppo, una realtà che comprende di giovani, come tante altre realtà, che comprende tutta la società, quindi sono persone competenti, persone comunque hanno la passione di fare qualcosa. Siamo diverse, cioè nel senso che noi siamo fuori partite, non vogliamo, siamo una lista civica indipendente che crede una cosa. Lavoriamo solo per Padova, Padova di tutte, per le persone che veramente hanno bisogno, quindi gli ultimi. Qualcuno mi dice, sei il medico degli ultimi. Ma il medico degli ultimi è una cosa che l'ho fatta anni fa, tanti anni fa, quindi non vedo una cosa da oggi, da 25 anni, probabilmente anche prima.
È una cosa che si continua da 25 anni, sì, e questo è un po' il tratto del carattere, il tratto umano, insomma, che la caratterizza. Però la lista so che comprende anche persone, sì, appunto stranieri, ma anche italiani, professionisti, cioè si sono uniti molte persone intorno al vostro gruppo. Ma io credo che la lista comprende tanti italiani, tanti e cittadini italiani di origine straniera, e io credo che qui abbiamo una bella squadra che crede una cosa, che tutti siamo uguali per il bene di Padova. Questa è la cosa più importante. Ci sono delle consulte, ci sono degli organismi di rappresentanza, funzionano o anche lì c'è qualcosa da cambiare? Ma la mia esperienza, io ho lavorato ormai da 2 anni per costruire qualcosa di rappresentare anche soprattutto le comunità che presenti in questo territorio, non possiamo assolutamente escluderle. E abbiamo fatto un lavoro, però ovviamente questo lavoro non è, come dire, sufficiente. Noi abbiamo bisogno di più rappresentanza, credo che la società oggi è cambiata, sta cambiando, e quindi la risposta nostra è questa: più partecipazione, più lavorare insieme con le altre comunità. E questo credo che Padova ha bisogno. Allora, volevo che mi raccontasse qualche storia, qualche esperienza che durante questi anni di pandemia l'ha colpita particolarmente, cose che ha incontrato lungo questo suo percorso. Ma vorrei raccontare una storia importante, non questi 2 anni, ma 10 anni fa, 15 anni fa. Io sono anche orgoglioso di raccontarla. E io ho fatto 15 anni come medico pronto soccorso a Tessera, l'aeroporto di Tessera, a Venezia. E lavoravo lì, ovviamente, come medico, come facevo guardia medica, insomma è un lavoro continuo. È un lavoro interessante. Interessante, ecco. E mi ricordo che un giorno, era anche una domenica, e mi hanno chiamato lì la Savi Security, c'era lì Savi Security, insomma tutta la personalizzazione, la sicurezza, certo. Sì, certo. Salgo subito, avevo la borsa da medico, arrivo lì, trovo una persona settantenne, spagnolo. E c'era la sala di partenza lì a Marco Polo, quindi è importante, c'era, penso che era minimo 300-400 persone, no? E arrivo lì, vedo già 2 persone, un uomo e una donna, hanno cominciato a fare il trattamento di emergenza, no? E a questo povero signore. Arrivo lì con la mia borsa, avevo comunque il defibrillatore semiautomatico, e subito l'abbiamo cominciato a fare questi famosi shock perché era in arresto cardiaco. Insomma, un giro di 10 minuti, lavoro insieme con altre 2 persone e abbiamo riuscito a salvare l'uomo, quindi l'uomo era... Dopo 10 anni era cosciente, dopo l'arresto cardiaco, poi ovviamente dopo 20 minuti era già stabilizzato. È arrivata l'ambulanza, poi l'hanno portato via. E mi ricordo benissimo, c'erano, ripeto, tantissime persone che attorno, era un campo di battaglia. Sì. Dobbiamo accelerare perché purtroppo non abbiamo un'ora. Sì, ecco. Cioè alla fine, in pratica, mi hanno presentato la persona che ha lavorato con me e dice: questo è un israeliano da Tel Aviv. Mi sono trovato con un palestinese vicino a un israeliano, siamo preso la mano per salvare un spagnolo. Io credo questo è stato per me un'esperienza importante. Io credo che oggi abbiamo bisogno tutti per lavorare per salvare le vite umane.
Quindi oggi la politica, la diversità non porta a nessuna parte. Ha ragione. Sono parole pesanti in ore in cui viviamo tutti col fiato un po' sospeso, no? Per quello che accade ai confini dell'Europa, però chi appunto ha vissuto nella sua casa, nel suo paese, questa diaspora terribile tra fratelli, perché alla fine il fatto è quello, penso possa guardare ancora con occhi più tristi quello che sta accadendo, perché con la consapevolezza del male e del dolore che fa la divisione tra famiglie, tra quasi l'obbligo di essere divisi, no? Poi alla fine si crea perché le fazioni e questo, una cosa tira l'altra e si può andare avanti come è successo. Come sta ancora accadendo in Palestina, e ancora non c'è una soluzione all'orizzonte, soluzione sempre più difficile. Noi tutti ci auguriamo che si possa trovare una strada prima possibile per risolvere quello che sta succedendo in Ucraina e che non si trascuri nemmeno il resto del mondo, perché un po' siamo tutti nella stessa casa qui dentro, ormai ce ne stiamo rendendo un po' conto tutti. Invece qui all'Arcella che cosa ha scoperto che non immaginava? L'Arcella è una città all'interno di Padova. L'Arcella è il 30% del quartiere di origine straniera, l'Arcella è un laboratorio che molto importante. Questi cittadini stranieri? Ce ne sono tanti che votano o no? A Padova siamo in 35.000, 18.000 possono votare. 18.000. Chissà quindi, se votavano alle precedenti elezioni, se magari questo ma può... Ma io credo che, insomma, non è facile, no? Non è facile, non hanno la cultura per il voto, per tutto un insieme di fattori, ecco. Quartiere molto importante, un vero laboratorio, no? E noi dobbiamo comunque ancora, c'è questa psicosi verso questo quartiere, no? Anche da parte di tanti italiani da fuori, no? Invece no, assolutamente un quartiere bellissimo, un quartiere si vive bene, dobbiamo noi migliorare, abbiamo anche la nostra lista, abbiamo tante cose. Mi piacerebbe fare una delle iniziative che vorrei fare, una casa di salute, piuttosto fare altre cose, anche perché abbiamo tanti anziani. I nostri anziani hanno bisogno veramente di questo. Quindi un contatto di vicinanza. Nella sua esperienza abbiamo parlato tanto dei medici di medicina generale e di quanto ne mancano nel territorio, no? E di quanto sia difficilissimo in questo momento avere a disposizione. C'è stata un'esperienza in cui molti medici si mettevano insieme per fare questi... piccoli distretti dove le persone potevano trovare qualcuno tutte le ore, poi però non era un'iniziativa che poteva essere sostenuta economicamente ed è tramontata. Cosa si può fare per rendere questa sanità più vicina? Perché come lei ha detto le persone hanno bisogno, sono anziane. Ma io credo che al di là delle forme che sono state in questi anni, medicina di gruppo integrato e tutte le forme comunque per soddisfare i bisogni dei cittadini. Io credo che la cosa importante è la disponibilità del medico, della persona verso il cittadino, no? Essere disponibile, sentire che è vicino loro, no? E quindi credo che l'aspetto umano è fondamentale. Senza quante ore lavora lei al giorno, per esempio? 14 ore. 14 ore, cioè questo è anche perché i medici di medicina generale possono fare le visite private e avere solo poche ore di ambulatorio, cioè c'è un tema molto grosso, importante. Ecco, io il mio telefono è sempre disponibile per tutte, sono sempre disponibile, credo che questo va al di là anche fine settimana. E quindi questo credo che è molto importante, i cittadini hanno bisogno comunque di essere seguiti, questo è molto importante, al di là delle forme, delle politiche per quanto riguarda il territorio, credo che partiamo da noi stessi, se il medico o qualsiasi uno di noi non dà la sua disponibilità verso gli altri, soprattutto persone che in difficoltà, credo che qualsiasi forma di sanità, di politica, non può dare delle risposte concrete.
Ma speriamo che le cose possano migliorare. L'Italia dà sempre delle grandi prove di generosità nei momenti di emergenza. Io credo di storie di medici che si sono resi disponibili, ce ne saranno stati sicuramente moltissimi, sia all'interno degli ospedali che all'interno delle comunità. Io questo lo credo fermamente. Poi sicuramente ci sarà anche chi invece si è un po' nascosto, però credo che insomma tante persone, è stato molto difficile. Poi penso con 1800 persone l'uno non sia molto facile per un medico di base essere sempre disponibile. Grazie a Salim El Mawed per essere stato con noi, in bocca al lupo per questa campagna elettorale inconsueta nella sua vita e anche per la professione. E noi invece ci vediamo domani con un'altra puntata della nostra trasmissione. Arrivederci. Grazie, grazie veramente, grazie.